Io non gioco più con te, guarda che tu sei un bambino che non sa giocare. Tu sei capace di giocare un 2-3 stella? No, non so le regole. Te le spiego, tu sei appoggiato al muro. Ma te è un'iniziativa che hai preso te. Eh? È un'iniziativa che ha preso te adesso che ci tieni a fare. Da domani gioco con un cocker. Almeno sta zitto quello. No, veramente, è una cosa che volevi fare. Volevi fare spesso e volentieri. Io non ce la faccio più. Non lo so. Guardate, o trasloco io. Ullala, non lo so. Guardate, ullala, non lo so. Guardate, ullala. Se hai dei problemi, dillo ai tuoi. No. Perché guarda che non devi dirlo in giro, perché poi se lo sanno anche gli altri, vuol dire che dopo lo dicono i tuoi. E poi se lo sa... Vabbè. Guarda che i pazzi crescono senza innaffiarli. Allora, senti un attimo, io te l'ho già fatto questa domanda. Te ci credi? Se questa valigia è mia, quella è tua, quella di chi è? Ma non lo so, ma sarà del Maurizio, il tecnico. Te sei capace di fare... di... Riusciamo per Natale. Facciamo un gioco con loro, dai. Con i nostri amici. Sì. Ci dicono un tema e noi improvvisiamo. No, dai, va bene. Però te come ti chiamavi? Oh. Facciamo che loro... chiedono senza sapere chi siamo, dai, va bene, dai. Però eravamo conosciuti nell'ambiente, sì, sì, sì. Rimaniamo in questa maniera che ho dato poc'anzi, infatti ti evitano, dai devi cercare così, di essere catatonico, dai, vedete un argomento, noi lo facciamo, però un argomento, non uno scherzo, un argomento qualsiasi, dai, qualcuno di voi che dica l'argomento, dai, vai. Guarda, sta zitto, l'ha capito un cacchio come al solito, non uno scherzo, un argomento, se ammazzi il tempo ti arrestano. Dica dai, un argomento, dai. Come? Viagra, vedi che c'è qualcuno che ne ha bisogno? Ha detto Viagra. Viagra, allora Viagra. Prima facciamo no, detto aspetta, Viagra. Aspetta, prima di Viagra, non cagare il cazzo. Il caccio. Scusa, eh. È stato gentile. Il caccio, come dice un mio amico che ha aperto un negozio di formaggio da Asiago. Oh, ma hai rotto il caccio. Dai, facciamo il Viagra, dai. Io che faccio il farmacista. Te come ti chiamavi? Io. Viagra. Cioè, no, io mi chiamo... Ma te come ti volevi? Tu arrivavi o arrivavo io? Rimaniamo con questa maniera? Sai che ho le palle talmente grosse che dentro non ho gli spermatozoi. I salmoni ho dentro. Dai, fai il signora che... Ma, dai. Ma perché i salmoni vi... dai, vai. I salmoni vivono. Ha detto di fare il Viagra, tu entri in farmacia, dai. Ma i salmoni vivono. Ah! 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 C'è un'aquila. Sì, a Teramo. Ah, per favore. Dai, tu fai il signora che entra, dai. Farmacia. Salve, buonasera, scusi se disturbo, magari in un momento poco opportuno. Se cercava i finocchi sono nel negozio più avanti. No, lo so. Mi sono perso con la macchina. Ma va? Cercavo Viagra. Allora. Non so dove stai, dai. Ma non si capisce. Deve uscire e andare in fondo alla strada. La finale. La città è piena di strade, va avanti un bel pezzo, trova il primo... Ma basta! Volevo solo dire delle strade. Sì, deve andare avanti per il primo semaforo, no? Il secondo semaforo, trova un tunnel. Un tunnel? Da solo lo faccio. Sì, lo fa da solo. Guardi che fa un incrocio, fa due strade e non nasce niente. E poi dove devo andare per questa Viagra? Sempre dritto. Veramente? L'accompagno io. Ma la macchina è a due posti, c'è già il cane in macchina. Lo lega al paraurti e andiamo con la macchina. Deve uscire di qua, andare in fondo, la strada gira a sinistra. Ho capito, grazie mille, mi scusi se lo disturba. No, non mi sta disturbando, mi sta scassando le palle. Grazie. E io gliele aggiusto. Vogliamo? Nel frattempo ringraziare gli addetti al palco che spostano la scenografia.
che sono? Noi due. Ah. No, solo io, per dire la verità. Perché io non riesco, dai, a farlo, facciamo, non riesco a farlo. Non so, ma se però se vuoi lo faccio, me lo chiedi. Adesso andiamo avanti, dai, un altro argomento, dai. Una ragazza, dai, che ci dica un argomento. Chi aveva detto lui qualcosa? Cosa ha detto? Cos'è? Un altro, di un altro, una, signora, detto... una ragazza. Ah, quella là mesciata. Mi ha fatto male. Dica lei. Non è mesciata. Mi ha fatto male sull'orologio. Fa le 5 meno 5 no, peli. No, c'è ma non si vede. Perché? Beh, color pelle. Fai che te ne frega, scusa. Dai, un argomento, dai, vai. Da là in alto, dalla piccionaia. Dite voi. Ma... cosa? Pallavolo. Bellavolo? No, pallavolo. Non è cinese, è italiano. Pallavolo. 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 Allora, pallavolo. Tu fai... io faccio quello che vuole iscriversi. Dai, io faccio quello che... accetta l'iscrizione. Ma ti manca il tavolino. No, ma io sono l'allenatore. L'allenatore si mette sempre così. Buonasera. Salve. Salve. Sono papà di Franzetti. Come va a giocare? Sì. Com'è? Gioca bene il ragazzo? Sì, sì. È un futuro eterogeneo oppure si deve fermare? È un ragazzo speciale. Veramente, perché racconta le barzellette quando... sì, fa le battute. Lo so. E lui è comico. Comico, sì. Poi ha fatto il muro. Eh? Il muro. Quel muro lì non c'è. Eh? Quel muro lì non c'è, l'ha fatto lui. Ma perché lui, il muro è spesso e volentieri. Sei dalla quota. Comunque è bravo il mio ragazzo, sì, pensa sì, che può continuare. È un ragazzo che... ma si deve fermare. Ah, perché mio fratello fa pescivendolo. Ma va? Avevo supposto. Ah, sì? È un mio amico che lavora in farmacia. Supposto. Ho capito. Non mi prenda per il... Il suo figlio fa bene i bagger. Sì? Eh? I bagger? Sì, bagger. Quando partiamo lui fa lui i bagger per andare. Ma no! Il bagger è il tuffo, quando si tuffa che prende la palla da sotto. Ah, sì. Ma lei se ne intende di pallavolo? Sì, sì. Ha giocato qualche volta a pallavolo? Ho giocato nel 47. 47? Quanti eravate? Eh? Quanti eravate? 47. 47. Tutti in campo. C'era l'arbitro. Un po' in campo. Un po' fuori. Un po' fuori. Un po' correva. Quando giocavamo a erba eravamo fuori. Eh beh, ci credo. Cioè, dipende dalle circostanzazioni, no? Senta, comunque, ha pagato la quota? Eh? L'ha pagato la quota? Ma perché bisogna anche pagare? Non so, io lo faccio per Gloria. Chi è Gloria? Una bambina piccola con me. Io devo essere pagato, anche perché c'è... dobbiamo... aveva fatto fare quel gioco che mi ha detto dei pescatori, le cose che aveva fatto. Comunque la quota è 46.000 lire. Perché stamattina mi hanno chiesto un cappuccio 46.000 lire, non dare a pari. Ho capito, ma è mio figlio l'altro quello che c'ha un bar. Che c'ha un bar. Senta, comunque se vuole... suo figlio, guarda, è veramente bravo. Domenica lo convoco. Lo? Convoco. Ah, no, non gioca? Se ho detto che lo convoco, vuol dire che lo faccio giocare. Ah, convoco è una... com'è? Una battuta. Mi faccio vedere com'è il convoco. Vieni che andiamo a giocare. E lui... convoco. Ah. Hai capito? Ho capito. Diversa dalla pallacanestro. La pallacanestro danno tutti i capelli lunghi davanti. Io non potrei giocare. Perché fanno ciuff. Senta, comunque, senta, lei paga la quota, sì. Franzetti lo può tenere a casa. Ho capito. Sì. Però può giocare per corrispondenza. Perché? Eh beh, lo lasciamo a casa così, senza essere interfortificato. Cioè, anche lui ha bisogno di essere qualificato, tenendo presente che oggi la società ha veramente un progetto integrativo, tenendo presente che la società SRL ha veramente incondotto la situazione a essere emergenzica, sapendo che oggi veramente la particolarità della palla e della rete è veramente suscettibile all'estrema sintetizzazione, tenendo presente che oggi veramente, veramente le trotte hanno le spine perché nel fiume c'è la corrente. Non so neanche io che cazzo... Dai, ultimo argomento, dai, ultimo argomento, dai, di te da, là, di tu. Pilota? Pilota? Un argomento, Viagra, ma va un cuore, va!
Viagra, no, pilota. Fai pilota. Pilota. Io ho fatto, tu avevi la macchina e guidavi. Beh, sei un pilota, per forza. Ma come ti volevi chiamare? Vanna! Dai, io faccio... Però metti sul kiwi, perché faceva freddo. Cos'è? Il kiwi. Di chi è quella valigia lì che c'è in fondo lì? Non lo so, me l'hai già detto. È tua? Non lo so. Magari l'hanno lasciata lì. Dai, io faccio il matra sink. Eh? Il matra. Vado in macchina. Se fai così, fai la matra dito. È comodissima. Bam, bam. È una speeder. È la lettone? Però se faccio la lettone non riesco a guidare. Però. No, allora guida e non fare la lettone. Ci tenevi tanto a fare la lettone. No, non fa. Te eri in autostrada. Dai. Pilota in autostrada. Prego inserire la tessera. Sono ancora arrivato. Scusa. Ah, il casello. Prego inserire la tessera. Prego inserire la tessera. Prego inserire la tessera. E la metto! La ecco. Tessera non è valida. Appena presa! Prego inserire nuova tessera o chiamare l'addetto. Inserire la tessera in tutti e quattro i lati. Cosa fa? La taglio la tessera per me. La tessera non è valida. Ma va? Arrivederci, guidate con prudenza. Ma la sbarra è sempre è giù. È quello di fianco. La tessera non è valida. La tessera non è valida. La tessera non è valida. Chiamare l'ha detto. Sì. Che entusiasmo, eh! Lavorare proprio alla grande? Salve. Salve. Dove sta andando di bene? Dovrei andare a casa, ma c'è giù la sbarra e non riesco ad andare. Fa piacere. Ho messo la tessera, me l'hanno restituita. Come vanno queste macchine qui? Vanno. Anche mio cognato. Ma va? Che fortuna, sì. Caspita. Come mai non c'è sul portapacchi? Se vuole faccio il retromarcio, lo compro e poi mi metto in fila. C'è nebbia? Non so, vorrei vedere se ce ne fosse, ma... Sto facendo un risottino con il fumo. Beh, mi passi il risottino dalla feritoia qua. Non so se passa la cappella del fumo. Senta, sì. Dovrei andare per favore. Fa piacere. Anche a me fa piacere. Deve chiamare il bottone sopra. Cos'è, un condominio? Sì. Ma è quello di prima. Faccio un po' qui.